soprattutto è un qualcosa che nella vita lo troviamo da tutte le parti, poi non l'abbiamo reso tecnico. Il discorso del filo rosso della tecnica poi si ingarbuglia o si dipana nel momento in cui andiamo a vedere le varie fasi. In alto qui abbiamo la fase di chiusura del salto, qui abbiamo la fase di chiusura del salto in lungo, qui abbiamo un passaggio del salto dritto, qui abbiamo una raccolta del salto con l'asta, qui abbiamo un passaggio sopra l'asticella del salto in alto. E questo è il discorso del filo rosso della tecnica. La tecnica del salto in lungo non è una, sono tante parti di un unico. Nel salto in alto non è una, nel salto triplo non è una, perché ci sono tante componenti. Invece la corsa è una. Io corro, poi non è che posso cambiare il ritmo di corsa. Posso pensare di fare la volata e vado a cambiare la falcata, ma fondamentalmente la tecnica di corsa è quella. E invece qui no, qui abbiamo la tecnica della ricorsa, la tecnica dello scarico, la tecnica del volo, la tecnica della chiusura. Ragazzi, vi sto dicendo tutto questo per farvi capire che nel momento in cui, e voi state intraprendendo questo discorso, e noi lo facciamo con il corso allenatore, lo facciamo con gli istruttori in regione, nel momento in cui si parte con le specialità tecniche, e lì il discorso è diverso. Tanto è vero che perché riusciamo ancora a sopravvivere? Perché quando ci scontriamo nella maratona, nelle corse, arrivano i keniani, arrivano gli etiopi, arrivano i marocchini, arrivano da tutte le parti, che corrono in altura, fanno le selezioni naturali, le battute, no? Gli metti dietro i leoni, e chi arriva prima, cioè chi si salva dal leone, come fa l'Olimpiade, e arriva, facciamo le battute che volete. Le specialità tecniche, però, i keniani, o i marocchini, gli algerini, anche di Calvia, salto triplo, il keniano, la presa nella. Perché bisogna conoscere tutti gli aspetti più importanti. E quindi se riusciamo nel nostro settore a razzolare ogni tanto un po' di medaglie, vuol dire che qualcosina riusciamo ad entrare, che diventa una cosa difficile. Diventa ed è una cosa difficile. E lo è, poi, che lo è, che adesso cominciamo a vedere tutto il percorso e poi alla fine è molto più semplice insegnarlo praticamente che studiarlo. Se vogliamo, che qui è come un po' un discorso di chimica, no, la chimica, cioè la chimica alla fine se non riesci a mettere insieme determinati elementi, alla fine il prodotto non riesce, o ci va male, oppure va in ebollizione, oppure se mischi anche dei componenti sbagliati rischi proprio di creare una bomba, e invece qui devi creare proprio il piatto perfetto, si mette tanto di sale, tanto di zucchero, non è per uscire, e ricordate il discorso del filo rosso della tecnica. Quindi, perché adesso andando avanti questo lo rivedremo sempre, ci sono tre concetti importanti, insomma. Il filo rosso della tecnica, i ponti e lo sviluppo logico dei mezzi. Sono tre aspetti fondamentali che servono proprio per riuscire a creare gli ingredienti giusti per poi far uscire il piatto come lo vogliamo noi. Naturalmente per fare tutto questo discorso noi dobbiamo appunto conoscere, allora noi dobbiamo avere per fare, per allenare nei discorsi dei salti, per conoscere bene i salti, per entrare dentro l'essenza dei salti, ci deve essere la conoscenza della tecnica, cioè la conoscenza del gesto tecnico sotto l'aspetto delle componenti biomeccaniche e dinamiche, e poi ci deve essere la conoscenza della didattica, cioè la capacità di scomporre un gesto complesso tecnico in gesti più semplici per facilitare l'apprendimento. Quindi un tecnico cosa deve conoscere? Un istruttore. La tecnica di quello che va a insegnare e la didattica. Ci siamo? Questo è importante. Questo è molto importante. Ragazzi, io poi vi darò un po' di così, quindi state tranquilli. Attenzione, l'errore tecnico. Che cos'è? Avete visto il modello di prestazione, giusto? L'errore tecnico è la differenza che esiste fra lo stile personale di una persona e la differenza che c'è con il modello tecnico di riferimento fino al punto di creare uno scadimento del risultato. Cosa vuol dire? Vuol dire che Alberto Cova correva come uno passo rapido rapido rapido, benissimo, quello è il suo stile, faceva i risultati con quello stile, sì, perfetto, non è un errore. Ok? Io invece corro molto ampio, questo è il mio stile di corsa, benissimo, è il mio stile, poi vado a
a fare maratone, o mi ritiro oppure faccio 2.40, 2.30, perché arrivo alla fine e uno si viene esatto. No, perché non è quello il modello tecnico. Io vado a saltare e faccio l'entrata a due mani, cioè salto e invece di staccare così, con le braccia alternate, stacco così e faccio il salto in lungo così. È il mio stile, io salto così. Oppure corro in rincorsa così, con il bacino basso e sui talloni. È il mio stile, come quando camminiamo, ognuno di noi c'ha uno stile. Allora c'è quello che cammina con i piedi fuori, è il suo stile di camminare, c'è quello stile lì. Negli sport di squadra lo stile, ma in una specialità tecnica, poi in una specialità dell'atletica, cioè in qualsiasi specialità dell'atletica, se il mio stile riferito al modello di riferimento ottimale porta a un decadimento del risultato, perché quando corro così non riesco a staccare bene, perché è un modello sbagliato. E da qui nasce l'errore tecnico. Hai fatto un errore allo stacco. Non ha... E adesso vediamo. Guardate ragazzi, alcuni errori tecnici. Così vi rendete conto dei salti. Che cosa vuol dire errore tecnico? Allora, parabola troppo elevata. Così vi rendete conto di che vuol dire. Allora, questi sono dei ragazzi, sono allievi, ok? Questo è un campionato italiano, allievi, quindi sono ragazzi già 7 anni, fatto allievi. Allora, io adesso vi dico quali sono gli errori tecnici. Quindi sono ragazzi giovani che stanno ancora apprendendo, ma gli errori tecnici lo fanno anche gli atleti, lo fanno solo i ragazzi. Allora, questo ragazzo per esempio che cosa fa? Stacca e fa una parabola troppo alta. Poi lo facciamo andare un po' fuori, più veloce, non mettiamo solo al momento dello stacco. Allora, guardate, guardate, vedete quando va verso l'alto? Accorgete? Ok? Quindi, questa è una parabola troppo alta, è un errore tecnico. Poi non uso arto libero, cioè l'arto libero serve per alleggerire l'arto di stacco. Questo l'arto libero non lo usa, cioè questo stacca e tiene l'arto libero completamente basso, non c'è l'uso dell'arto libero. Me lo porto avanti perché altrimenti perdiamo troppo tempo. Ecco, guardate, l'arto libero non è l'arto di stacco, è l'arto di stacco, è quello che spinge. L'arto libero, guardate, vedete? Non l'ho usato per niente, cioè l'arto libero quando si stacca deve avere almeno il ferro per arrivare al terreno. Lui è arrivato qui e l'ha riportato subito dietro. Andiamo avanti. Così cominciate un attimo a vedere. Ritmica della rincorsa sbagliata. Cosa fa? Questo ragazzo parte e sbaglia completamente la ritmica della rincorsa. Guardate, questo corre, 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 tutto perfetto, preciso, bello. Avete visto dove ha staccato? E infatti poi si ferma perché ha sbagliato completamente la ritmica. Ha staccato molto prima, quindi vedete, continua a correre, non ha fatto il salto. Ci siamo? Altri errori. Questo è un errore gravissimo. Stacco braccia sincrone. Errore gravissimo per il salto in lungo. Guardate, guardate, si può pensare di staccare così? Non è così. Indipendentemente poi dai salti, comunque guardate che sono salti, vedete, questo avrà fatto 6 metri e 60, 6 metri e 70, questi sono campionati italiani. Altro errore.
usura errata. Andiamo qua. Guardate, lui stacca, vedete il ginocchio come sale, parto lì per tutto, fa dei passi in aria, poi. Avete visto? Un piede avanti, uno dietro e tutto girato di lato. E poi vi faccio vedere un altro errore, forse ancora più marcato, perché qui ci si può fare male. Guardate questo. Sempre sulla chiusura, quindi vi porto alla fine. Guardate questo ragazzo quando in chiusura che cosa fa. Rischia di andare a sbattere la faccia contro le ginocchia, guardate che fa, invece di ammortizzare, vedete il ginocchio come sale bene, quindi fa una bella azione, guardate cosa fa, bello, bellissimo, poi guardate in chiusura, avete visto? Rimane con le ginocchia bloccate, invece di ammortizzare rischia di sbattere la faccia con le ginocchia, quindi questi sono tutti errori tecnici che, attenzione,